Gianluca Di Maro, com'è esattamente il nome del... Dai, forza! Ragazzi, non ho l'applauso? Gli applausi! Allora, invece abbiamo il nostro giovanissimo amico con la gomma in bocca. No, che cosa masticavi? Cosa stavi masticando? Come ti chiami? Simone. E il cognome? Arnone. Non è tuo figlio? No. Ah, ecco. Allora, com'è il nome di questa associazione? Pronunciala bene, perché io ho sbagliato, ho fatto una gaffe. Let's think. Ah, let's think, Cesare. Ecco. Pensiamo. Cioè, pensiamo, imperativo, pensiamo. Dobbiamo pensare, si pensa poco o si pensa forse molto in certi casi? Forse si pensa molto e male. Pensa male. Invece noi stasera cercheremo di pensare positivo. Poco, bene e positivo. Allora parliamo di questo progetto, di questa vostra associazione. Siete tanti, no? Naturalmente. Sì, noi siamo un sacco di ragazzi impegnati nel sociale. Anche lui fa parte del gruppo? Sì, lui fa parte del... È la mascotte. È la mascotte del gruppo e stasera siamo contenti di essere qui. Io sono orgogliosissimo di stare qui insieme a Simone, perché stasera stiamo testimoniando con la nostra vita tutta la positività dei giovani, che molto spesso vengono etichettati in maniera negativa. E allora noi pensiamo realmente che le cose possono cambiare. Possono cambiare perché ci crediamo. E Simone è un testimone a te. Simone, guarda il pubblico, guarda avanti, guarda sempre avanti nella vita, mai indietro. A testa alta. A testa alta. Noi in pratica, nel concreto, facciamo delle magliette, stampiamo delle magliette con dei messaggi di utilità sociale, sperando che arrivi il messaggio in maniera immediata alla persona che ci... Qui c'è scritto I am smart. I am smart, io sono intelligente. Quella... Dice la bomba, questa è la bomba che pensa, che parla, perché questa è la bomba intelligente, no? Ricordiamo che siamo qui per ricordare... Non la bomba atomica, attenzione, ecco. Non è la bomba atomica, ma la bomba intelligente, sì. Però sulla falsariga della memoria, no? della bomba atomica, noi lanciamo il messaggio dell'intelligenza, partendo dal pensiero. Ecco, io sono intelligente perché penso positivo, e chi pensa positivo non pensa a distruggere il prossimo, ma a cercare di creare unione. Il messaggio in sintesi è che dobbiamo essere costruttivi e non distruttivi. Sì, questo è vero, questo è vero. Sì. E inoltre noi siamo qui anche per dire che con l'acquisto delle magliette... Come sta andando a proposito? Sta andando bene perché... Quanto costano? 10 euro. Un prezzo accessibile. Accessibilissimo, sociale e soprattutto perché il cotone è di buona qualità, un cotone biologico e che rientra nel commercio del circuito. E poi sono anche belle, queste per l'estate, di vari colori, no? Vari colori, abbiamo il verde, abbiamo giallo, rosso, blu, il nero e il bianco classico. Sì. Colori estivi, colori che quest'estate i nostri ragazzi, anche gli adulti, possono... Ecco, brava la signora, brava! Prendete esempio dalla signora che spontaneamente ci ha regalato un altro applauso. Bravissima la signora, brava. Colori che, dicevo, rappresentano l'estate, no, in sostanza? La freschezza poi, sì. Tu cosa fai di bello nella vita? Io faccio l'educatore in una comunità a rischio per minori. Sei soddisfatto della tua posizione all'interno della nostra società o aspiri a qualche altra cosa? I tuoi obiettivi quali sono? Io sono contentissimo perché ogni giorno per me è un dono. È già all'apertura degli occhi al mattino, è una grandissima soddisfazione. Poi il lavoro mi gratifica ancora di più, perché quello che faccio mi riempie tantissimo e ricevo tantissimo dalle persone che soffrono, e in questo modo riesco anche io ad accumulare dentro per poi dare quello che ricevo dagli altri. È un lavoro molto delicato, impegnativo, e credo che sia anche necessario, indispensabile in questo contesto storico ancora più difficile. Io ti ringrazio, sei stato davvero... Belle parole ci ha regalato il nostro amico, grazie per la tua e la vostra attività presso lo stand. Speriamo di poterci ritrovare in un'altra bella manifestazione come questa. Va bene, vi ringrazio.